su il mitico Sartana. Gianni, facci vedere il pupazzetto. Un pupazzetto che mi hanno portato dei fans giapponesi. Ecco, per esempio, anche su questa storia, no? C'è un'altra storia. Giusto, Ernesto? Nasce come il personaggio? Beh, lì nasce... No, su mille dollari nasce, sul nero, no? Nasce in un film dove c'era il personaggio che si chiamava Sartana. Sartana, ma non, General, ma non era Sartana, nel titolo. Non era questo personaggio. No. Questo personaggio di Sartana era un gambler, un giocatore, quindi vestito in modo elegante. Non era un cowboy, non era un bovaro. No, era un uomo di saloon. E quindi, e poi era anche un bounty killer, ovviamente. Ma lui, a proposito di ironia, nei primi tre film che io feci, tranne mille dollari sul nero che aveva un grande successo, ma 10.000 dollari per un massacro e per 100.000 dollari d'ammazzo, mi pare. Sì, bellissimi film. Ho scritto però tutti io. Non ebbero molti incassi. No, perché nel suo dizionario non c'è. Non ebbero molti. Incassarono bene, ma non erano il boom. E io ci rodevo, dico, ma devo fare una cosa di successo, di cassetta anche, e vidi un film con Terence Hill, Dio perdona, io no, dove c'era molta ironia. Allora, quando mi chiamò il produttore Addobbati, che mi fece fare firmare un contratto in cui io, con una clausola, li posi io, che la sceneggiatura doveva essere di mio gradimento. Di mio gradimento. Per quale ragione? Perché non volevo più fare i film duri di vendetta. Gli hanno ucciso la fidanzata, il fratello, il padre, la moglie, e quello andava a caccia dei cattivi. Perché avevo visto che erano bei film, ma avevano fatto il loro tempo. E volevo un personaggio più ironico. E mi presentavano molte sceneggiature che io bocciavo. No? Una di Zurli, poi, che avrebbe dovuto fare il primo Sartana. Sì, ma non, con una storia assolutamente della vendetta. Arrivò Izzo con Parolini, che presentarono un soggetto divertentissimo. Poi l'ha fatto lui. Esatto, poi che era tra i due litiganti il terzo gode. Cioè, non doveva essere impegnato sentimentalmente, doveva essere ironico, anche tagliente e cattivo, e da qui nasce il personaggio di Sartana, che non è assolutamente coinvolto sentimentalmente nelle storie, è molto, molto fuori. E non pensa alle donne, pensa soltanto ai soldi. Sì, ma è molto, molto pieno di battute, pieno di velocità, pieno di humor. Certo. È uno humor un po' qualche volta nero. Giorgio, eravate pagati bene allora? Lucio, eravate pagati bene? Sì, molto. Molto quanto? Eravate pagati molto bene? No, non si può dire. No, che dopo c'è Equitalia e... No. Senti, non si può dire. I titoli, c'erano dei titoli bellissimi in questi film. Guarda, come mai? Allora, tipo Le Colte cantarono la morte e fu tempo di massacro. È quello di Fulci. Ma altri titoli tipo Vado l'ammazzo e torno di Castellari. Ah, quello è bellissimo, Giorgio. È stato straordinario, di Enzo Castellari, molto bello. T'ammazzo, raccomandati a Dio, di Civirani. C'è uno che era fantastico con un titolo terribile. Quei disperati che puzzano di sudore e di morte. È bellissimo quello che io di fatto Julio con Bux. Ernest Borgnine, un attore di premio Oscar, un film diretto da uno spagnolo, Julio Bux, che era straordinario. Ma lì, per esempio, si diceva che c'entrava anche Fulci. No, non è vero. Niente. No, non c'entrava niente. E dopo è uno dei migliori che ho fatto, devo dirlo, Ognuno per sé di Giorgio Capitani, che sta con ancora Klaus nella Cinemateca in Francia. Esatto. C'è un grosso film quello, con Van Heflin, Gilbert Roland e Klaus Kinski. Uno bellissimo, il western ti va stretto amico è arrivato Alleluia, sì, vabbè, lo chiamavano 3-7, giocava sempre col morto, però, ma di 3-7 ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Bellissimo. Però Giorgi, i film belli che ha fatto sono i primi, sono i primi. Questi di Fulci, Capitani, sì. Ecco, anche Ognuno per sé doveva farlo Fulci, sapevo. Ma io preferivo Capitani, io con Fulci non sono mai andato d'accordo per diverse cose. Perché? No, problemi. Aveva un caratteraccio lui, E a me non piacciono quei registi che urlano. Sì. È una cosa tremenda. Con Fulci hai fatto film, Giuliano? Io ho fatto un bel film. Sella d'Argento. Sella d'Argento, dopo tanti anni non ne facevo più di western. Ed è considerato l'ultimo spaghetti western, Sella d'Argento. Uno degli ultimi, sì. È il 78. Bello, molto bello.
ho avuto Fulci in un momento di grazia, si vede, perché sì, buono, mi sono divertito. Te, niente, no? Niente, niente. Era calmissimo. Mi sono divertito con Lucio, anche perché ti raccontava tutta la storia del cinema italiano, era uno insomma che aveva lavorato con tutti, e con tutti i grandi, e comunque, tecnicamente molto preparato. Difatti sì, questo film è girato veramente molto bene. Invece Gianni, che hai fatto con Fulci? Io ho fatto Sette Notte in Nero, un giallo, sì, con la Jennifer O'Neill, Ferzetti, e un altro attore francese, come si chiamava? Marc Porel. Bravo, bravo. Era mio pure tuo. Ecco. Però andavano Sacchetti. Però io ho avuto sceneggiatura, un rapporto, come dice Giuliano, bellissimo con Lucio. Andavi in bagno. Ma era un gentile, un uomo molto, molto colto. Fulci. Non solo nel cinema, era un conoscitore della letteratura, della storia, era un uomo coltissimo. Invece Giorgio è capitato in un suo momento. No, problemi di diverse, non voglio dire. Poi adesso, un professionista eccezionale, problemi. Chiudeva i programmi a varie ore di anticipo alla giornata, non ha mai sforato, ha fatto sempre il perfetto per i produttori, non faceva spendere i soldi perché sapeva esattamente dove mettere la macchina, è vero, era un professionista straordinario. Invece Lucio ha fatto il film western di Sergio Corbucci. Sergio era bravissimo, non bravo. Sì. Lo sceneggiatore era Ciuffini, ti ricordi? Sì. Che fine ha fatto? Ma no? Sarà morto. Ma tutti no, morti, no. Ragazzi. Ma dì, come ci siamo conosciuti? No, è morto. Sabatino Ciuffini è morto. Come ci siamo conosciuti noi? Come ci siamo conosciuti? Perché come vi siete conosciuti con lui? Dice, è morto. Racconta la storia. Ah, sì. Che ecco, ad una festa mi dicono, sai che... c'è questo attore western, si chiama Lucio Rosato, dico sì sì, ma sarà morto, dico io. Dice, no no, è vivo ed abitava proprio accanto a me. E continua a grattare. E sono andato a trovarlo. Poi sono andato vicino a trovarlo e stava, era ancora in forma. Era, io era tu capina così sotto il cinturone. Ora, ma tu lo sapevi che hanno detto che ero morto pure o no? È vero, nel 2010. È vero? Su internet si è sparsa la voce. Guarda, che era morto. Mi chiamano dalla Germania, ma è vivo veramente. Mi hanno detto che è morto. Sono venuti dalla Germania e io ho dovuto dire che non era vero. Hai capito? No, volevo fare una domanda da spettatore. Ma queste location dove stavano? Ditelo voi, dai. Fateci capire. In Almeria, Lucia, no? Da Paco Gio. Guadì, in Spagna, c'è un villaggio e dei posti meravigliosi che sembra veramente il Grand Canyon del Colorado, perché ci sono le montagne tagliate come in America. E noi facciamo 3 ore di macchina per arrivare a girare con Sergio. Un posto meraviglioso sotto il profilo cinematografico. Sì, sì, perché il resto non c'è niente. Non c'era niente. Quando siamo andati. Ma in Almeria? In Almeria, quando siamo andati noi col primo film, c'era un albergo solo che si chiamava Solima. Te lo ricordi? Come no? L'Almeria è fantastica. La cosa divertente fu quando Piero Lazzari andò in America per Il mio nome nessuno, che doveva girare una scena in un cimitero Navajos. E andò dal Papa dei Navajos e gli fece ganascino, per poco non lo spellano vivo, no? Voleva... Io volevo dire... ci dice Ernesto, aspetta, che Ernesto c'ha una storia stupenda su Il mio nome è nessuno. E perché fecero fuori Michele Lupo? Ah, no, beh, è un po' complicatino. Comunque, voglio dire, la storia aveva un certo inghippo all'interno, ovvero sia... i cattivi che rubavano i candelabri d'oro nelle chiese avevano comprato una miniera d'oro esaurita, fondevano l'oro nella miniera e facevano finta di estrarlo, no? Allora Sergio era uno che raccontava il copione tutte le volte man mano che io lo scrivevo, cioè io stavo lì tutto il giorno a discutere con lui, una volta ogni 2-3 giorni lui chiamava persone del cinema, Sergio Leone, Gigi Magni, sì, lì chiunque, si sedeva lì chiunque, e cominciava a raccontare il film con gli stessi tempi suoi. 3 cavalli arrivano, l'orizzonte, cominciava a raccontarlo così, no? E guardava le facce di tutte queste persone, amici suoi, no? Per vedere quali erano i punti in cui un po' s'annoiavano, per correggerlo, eccetera. Allora, arrivati alla cosa della miniera, il povero Michele disse che non aveva capito.
Tutto là. Aglia. E quindi? E lo mandò via. E quindi chiamarono... E quindi si trovò a 15 giorni dalle riprese senza regista. Con Terence Hill che supplicava in ginocchio Sergio che lo facesse lui. No, dirigilo tu, no? Oramai è tutto fatto. Sergio non voleva farlo perché non voleva dirigere Terence Hill. Perché non voleva dirigere? E non voleva dirigere Terence Hill perché Terence Hill veniva da Trinità, cioè voglio dire Sergio... No? E quindi chiamò... Sergio Cirilli, e prese il suo vecchio aiuto, no? Tonino Valeri, che aveva fatto il film, e devo dire che è uno dei film fatti esattamente come molto sono bello. Scritti. Lo sai perché? Perché c'era il Sergio Leone da Roma, no? per cui Tonino ha girato esattamente, a parte che era una sceneggiatura dettagliatissima, è durato 8 mesi, no? Quindi Tonino sapeva che doveva girare il film esattamente come era scritto. Monologo stupendo di Henry Fonda, finale, grande musica. Io volevo dire... Grande film. Due o tre titoli di Gianni Garco e poi c'è un filmato. Allora, beh, di Sartana i quattro sono... Sono Sartana e vostro Becchino, Buon funerale amigos, Paga Sartana, Carnimeo, citiamolo. Poi Una nuvola di polvere, Un grido di morte, Arriva Sartana. Che ho fatto io? E poi questo lo irritarono e Sartana fece Piazza Pulita. No. Questo no. No. Lo irritarono e Sartana... E Santana fece Piazza Pulita. Il chitarrista. Perché, sì, no, perché io mettevo sempre nei contratti che se non era il tipico personaggio caratteristico di Sartana non potevano usare il titolo Sartana, il nome. E lì mi fregarono e misero Santana. Sì, che poi è il nome vero di un colonnello, di un generale messicano da cui noi avevamo preso il nome per storpiarlo in Sartana. Erano tornati all'originale. Esatto. Hai fatto anche il boss di Di Leo? Sì, esatto. Capisci? Penso che ti sia venuto in mente un pensiero, no? Sì, che se ne vanno queste parti, che se ci muoiono ragazze poi si lutta. Però con precisione. Ecco, ma rispetto anche a dopo gli anni 70 è cambiato un po', no? Sì, un po', diciamo, solamente quando ci sta che sta qui, ne vanno a fare questi medici che ci passare a ciò che si. Grazie. Allora, noi volevamo salutare anche, purtroppo non so se vi siete accorti che G-Max è andato via, non c'è più G-Max, c'è Francesco Puma. Ciao. Che G-Max non l'aveva... Non c'è Ho più. Preso il suo posto. Hai preso il suo posto, Francesco Puma. Ma l'hai visto Tex? Tex l'ho visto a cinema a suo tempo quando uscì. Però io com'era ricordo, secondo te? Ma a me non è piaciuto il film, però io ricordo che proprio ai fans del fumetto non piacque il film. Tex perché avevo amici che proprio erano seguaci del fumetto di Tex, però ricordo che ci fu questa... Un'occasione mancata. Però averne ora 20 puntate... Per la Rai sarebbe stato una buona. Ma la Rai non ha voluto continuare perché io ho un'opzione per fare dei telefilm e poi su Tex. Sì. Non si sono fatti più. Beh, siamo pronti. Però a rivederlo. Scapece è pronto per farti Kit Carson. Sicuramente, posso fare il suo scudiero. Ecco, noi invece volevamo anche omaggiarvi con un pensiero di Italo Vegliante che è La Pantera Rosa. Grazie. Pantera Rosa che dopo il Puma, La Pantera Rosa ci sta particolarmente bene. E un omaggio pacato al genere, prego. Oh, wait, bring this back. Chiederti un po' di cadute, un po' di cavalli, un po'. Mi ha preso pure a me. Ecco, cavalli, due cavalli. Vabbè, in cavallo un po'. Grazie Italo Vegliante, prego, torna pure in cucina. E sta arrivando anche Francesco Scimemi, il nostro critico d'arte straculte, che avrà sicuramente dei manifesti. Ciao Marco, senti, ho portato delle fotobuste eccezionali. Fotobuste. Allora, comincerei con Se incontri Sartana, prega per la tua morte. Prego. Da questo di Frank Kramer, così Gianni Garco. Con Gianni Rizzo. Ecco, Klaus poi avrei, attenzione,
per Giorgio, uno di più all'inferno. Che Giovanni... non era bellissimo Giorgio, vero? Però no, non mi è piaciuto. Non Giovanni Fago. È molto critico. Neanche a me. Sì, sì, Giovanni Fago, ecco. Vedi che sì. Alcuni si firmavano ancora aiuto, attenzione Marco, l'ha scritto lui naturalmente. Ma secondo me Ernesto Castaldi ha scritto anche il testo. Ha scritto anche il testo del Prado di, della Pantera Rosa, secondo me. Attenzione, attenzione. Una pistola. Questo vale un sacco, questo vale un sacco, eh. Grande Duccio, grazie Giuliano. Questa foto busta vale un sacco. Grande Versailles. E poi avrei, scusa, anche una piccola cosa di Al Bradley, Alfonso. Dove c'è anche Lucio Rosato, oh. I giorni della violenza, soprattutto con Rosalba Neri anche. esatto. Alfonso Brescia, Lucio sì. Uccide Rosalba Neri come un bastardo. Prima l'ho violentata, bei momenti, bei momenti. Per Nicola c'è qualcosa? Era bellissima Nicola, ne ho troppe, non ho voluto portarne perché poi Nicola, e tu che ricordo hai di quel, che ricordo hai di quel periodo? Beh, buonissimo. Buon ricordo. Grazie. Grazie. Veramente tempi che furono. I tempi che furono. Quante volte sei cascato? Ah, parecchie volte, non mi sono mai rialzato. Ma hai ammazzato più gente o più gente ha ammazzato te? Più gente ha ammazzato me perché morivo sempre. Ah, bei tempi. Allora, volevamo parlare ancora un attimo. Ricorda Steve Reeves, l'opera di Giuliano. L'opera di? L'ha fatta Giuliano. Mazza, complimenti. Fu mio amico produttore di attrezzi a bodybuilding, si chiama Panato, me l'ha chiesto, fammi Steve Reeves, sapendo che io mi diverto a fare sculture. È bronzo. Ah, accidenti. Una fusione. Sì. Guarda, Lucio Rosato si sta e potremmo anche fare uno scapece in come bronzo, no? Che dici? Certo. Un basso rilievo. Bassissimo rilievo. Alla, alla Botero in questo gli è caso. Gli è piaciuto. Un'altra cosa sul leone, volevi dire. Ma queste sono preparate. No, è che... No, sono battute che ha scritto Ernesto Castagna. Sì. Perché Sergio Leone non ha mai fatto niente con te? Ma abbiamo passato talmente tanto tempo insieme che era al di fuori il concetto di lavorare. Ma io alla fine avrei fatto, c'era una volta la Colta che lui voleva fare una serie televisiva, anzi voleva addirittura che facessi la regia. Poi era troppo preso dalla preparazione del film che doveva fare a Leningrado e fu rimandato il progetto e poi purtroppo ci ha lasciato. Sergio Leone sapeva che non avrebbe mai fatto il film su Leningrado. Perché? Perché sì, a parte che lui aveva bisogno sempre di un lungo periodo di anni, sapeva di essere molto malato di cuore, sapeva varie cose. Mi chiamò per fare un posto che solo me riconosce, che era una bellissima storia, che io avevo trasformato un po' come se fosse il sorpasso in western, cioè un tipo Gassman nella guerra di secessione tira dentro un tipo Trentignan, no? E c'era la storia, no? E lui mi disse, sai, ufficialmente sto preparando il film su Leningrado, non c'è scritta neanche una riga. Ma quindi era, cioè, in realtà era sempre molto attaccato il cinema western, anche negli ultimi anni? Sì. Infatti questo film qui avrebbe dovuto farlo il figlio di Morsella, che era il cognato, no? Tra l'altro era una bellissima storia, che poi non so perché morto Sergio è morto tutto, no, in realtà, perché è morto il cinema commerciale grande, è morta la possibilità di fare grandi spettacoli internazionali, perché sul nome di Sergio coagulava. Sì, arrivavano i soldi. Però lui mi ha sempre detto, mai messo un soldo nel cinema, mi ha detto Sergio, prima norma, mai una lira messa nel cinema. Però il suo rapporto nella preparazione, fece parecchi viaggi in Russia. Sì, lui fece dei viaggi, però mi disse che non... Mi raccontò anche che gli fecero vedere un film fatto su Leningrado, sì, e lui ebbe un bel coraggio. Quindi c'era il progetto. Perché dopo mezz'ora di film, all'interprete che era vicino, gli disse basta. Dice, ma perché? Che succede? No, perché se ho visto tutto non faccio più neanche il mio. Sì, dovevamo fare con i russi anche Entropia, che era una storia di fantascienza molto complicata, dove c'erano dei riot, dove c'erano delle proteste sulla Piazza Rossa. Si parla dei tempi di Brezhnev, no? Come si chiamava quel grande regista russo?
tipo Blasetti, adesso mi viene il nome, un grosso Bondarciuk. Regista russo che ha fatto grandi film storici. Bondarciuk. E doveva fare lui la regia, gli era piaciuta molto la storia. E gli abbiamo detto, sì, però, no? Il raio sulla piazza, no, ma questo sì, certo, lo devo far leggere al compagno Brezhnev, ma non sono così rigidi come sembra, no? Allora, in quella storia c'era l'invasione dei russi dell'Afghanistan, che ancora non era stata fatta. Bondarciuk non si è più sentito, ma sei mesi dopo la Russia ha invaso l'Afghanistan e io e Sergio Leone dicevamo, porca puttana, ma quello ci ha fregato l'idea, era nella nostra storia. Vabbè, però anche Clint Eastwood doveva chiamarsi Ringo nei Per un pugno di dollari, ho saputo, non so se la sai. Sì? No, io no. Ma Ringo da dove viene il nome? Ringo, è stato un furto su Ombre Rosse, John Wayne si chiamava Ringo. Sì, si chiama Ringo, poi c'è un Johnny Ringo in OK Corral, in sfida all'OK Corral. Tesseri ha preso il nome e poi mi ha vestito come Gary Cooper su Mezzogiorno di Fuoco. Perché lui c'era vestito nello stesso modo. Anche il secondo invece si rifà un po' a Ore contate, quello di William Wyler. No, credo proprio il primo, il primo. Che i banditi che prendono possesso della casa, sì. Sì, la pistola per Ringo. E Gary Cooper a Napoli si dice? Cari Cooper. No, ma volevo chiedere una cosa sempre da spettatore. Faceste dei provini per questi personaggi e chi erano gli antagonisti? Dunque, l'unico provino che ho fatto con Tessari fu per Arrivo nei Titani, il primo film che ho fatto con lui. E io in quel momento ero Vigile del Fuoco. Ci incontrammo e mi disse, per caso ci incontrammo e mi disse, vieni in ufficio che ti voglio parlare. Quella. E poi mi diede appuntamento per fare un provino. Arrivato alla De Paulis mi fece tingere i capelli biondo platino. Dico, ma io devo tornare alle scuole. Poi te li ritingi, ma metto una parrucca. Dice, no, voglio i capelli veri. E poi il provino fu questo, fammi rondata, flip-flack, salto mortale, sapevo che ero un ginnasta, certo. E io feci questa cosa. E poi, fammi una kip, questa cosa alzarsi di scatto, no? E poi mi dice, vieni qua, io invece ero preoccupato che dovrò dire le battute, le cose. E dice, davanti alla macchina presa, fai un sorriso, guarda a sinistra, guarda a destra, fatti attingere i capelli. Bellissimo. E questo è l'unico provino che ho fatto. Bene. Quasi nella mia vita. E poi dopo c'è stato fatto 7 film con Tessari. E poi c'è Montgomery Wood, veniva da Montgomery Cliff, il nome di... Non lo so, non gliel'ho mai chiesto come gli è venuto in mente. Il fatto è stata una condizione obbligatoria perché io potessi fare il film che mi avrebbero messo come il film di Sergio Leone, tutti i film in inglese, volevano i film, per bleffare. Però Duccio Tessari si firmò Duccio Tessari. Solo lui. Ernesto Castaldi invece si firmava? 2 o 3 volte Julian Barry, mi pare. Julian Barry? Sì, perché avevo convissuto quando ero al centro sperimentale con un italo-inglese che si chiama Julian Birri, che poi è diventato... Voi siete una coppia straordinaria, sembrate Yogi e Bubu proprio, cioè avete qualcosa in comune, allora, straordinario. E se ci vede in piedi poi, se ci vede in piedi... Veramente, allora io vorrei chiudere con due piccoli omaggi, allora uno lo volevo fare io e un altro poi Le voci sole. C'è un film che io amo molto, che è Il bianco, il giallo e il nero, che è un film dove ci sei te, Thomas Millian e Eli Wallach. Naturalmente il bianco, il nero era Eli Wallach e il giallo Thomas Millian. Molto divertente. E c'è un inizio, secondo me, sintomatico, che riassumeva un po' in maniera crepuscolare il finire di un genere western, dove c'è questa donna che, insomma, si sta affaticando per fare dei mestieri e dice così: per un pugno di dollari che non sono neanche tuoi devi già ripartire, almeno lo facessi per qualche dollaro in più, e invece vamos a matar compañeros, sempre in viaggio con il buono e il brutto e il cattivo, giù la testa caro, sei alla resa dei conti, chi sono io per te? Nessuno, ecco il mio nome è Nessuno, tu devi metterti faccia a faccia con le tue responsabilità, ti danno solo un dollaro a testa, sei il mercenario, peggio pagato di tutte queste, vergognati di fare vivere i tuoi bambini come dei barboni, chiaramente Enzo, leone devi diventare,
diventare se vuoi fare la rivoluzione nel mondo del West. Questo era l'inizio di questo film. Il grande spirito, tuo? Il senso dell'humor di Sergio Corbucci. Non esagerare. E le voci sole che possono avvicinarsi invece vogliono omaggiare proprio una pistola per Ringo. La musica era di Ennio Morricone. Già, del grande. E c'era anche una versione, naturalmente, guardate Nicola Di Gioia. C'era anche la canzone con parole di... Boh, io ho letto. No, ma Maurizio Graff cantava il pezzo. Sul tuo dizionario c'è scritto una cosa. Vabbè, la dico dopo. Parole? La dico dopo, prima la sentiamo. Parole sentiamo. Di chi era? C'è scritto di Gino Paoli, però non mi sembra. No, impossibile. Te lo giuro, ora te lo cerco. Va bene. Dai. Prego. La... Gold trees and all in springtime, and your green fields, with you standing behind a ring. These was angels, with his angels, these was angels. A woman who's waiting for his return. Grazie alle voci sole e Marco Giusti, che ha il disco qui in mano, conferma che il testo è di Gino Paoli. Di Gino Paoli. E Morricone. E pensate un po'. E Maurizio Graff. Tu c'era amico di Gino Paoli. Un nome ed un film che non dimenticherete più. Django. Mi è rimasto un altro colpo, ma sarebbe troppo facile. This year at the Venice Film Festival, I'm going to be hosting a retrospective of Italian westerns, one of my favorite genres in the entire history of cinema, and in particular of world cinema, and in particular of Italian cinema. And a lot of directors that have never gotten their proper due in Italy will get their proper due this September in Venice. I look forward to seeing you there. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. How do you like the bounty hunting business? What's your name? Django. The D is silent. Django! Django, you must face another day. Lui naturalmente ha una venerazione per me, Tarantino. Una volta abbiamo mangiato assieme e mi ha detto queste parole: io a 14 anni ti ho scoperto, avevo 14 anni, ti ho scoperto tramite un film, e da allora ho cominciato ad assemblare i tuoi film e li volevo vedere. E non solo quel giorno che mangiavamo assieme mi nominava i titoli dei film, ma sapeva le battute dei film e in più la musica. You know, them AK and Ginger Boys. Django, Hawaii, Kazeni. Django, Inochi no. Yappari, Franco Nero no yatta, ma Nihon da to Zoku Koya no Yonjin Bo kiu kedo, kochi de dou iu no kana, ma Django desu yo ne, kore no. ジャンゴは出てこないんだけど、この映画はジャンゴっていうんだよね。それぐらいやっぱり彼の要は、ちょっと他のマカロニの中でも他のと違うコルブッチの作ったこう怖い暗いハードな世界っていうのが子供にとってやっぱりショックだったと思う。見たことないものだった。だからその子供の頃受けた印象からはもうずっと一生離れられないと。Django è stata una combinazione fortunata, lei lo sa meglio di me che nel cinema ci sono delle strane alchimie. Franco Rossellini era il produttore, aveva fatto l'aiuto per Sergio e lo aveva pregato di fare questo film, ma è stato tutto raffazzonato. Non era un film curato, preparato. Sergio si svegliava di notte e diceva: sto facendo la più grande porcheria della mia vita. E così sia! Beh, il successo di Django lui non lo prevedeva sicuramente, è un film che sin dall'inizio
Gli piaceva più Johnny Oro forse che Django. Tanto è vero che si era innamorato di Mark Damon, voleva mettergli Mark Damon. E, però l'idea che ha avuto, perché lui era geniale in questo, che era andato al giornalaio, quella via Veneto, aveva trovato un fumetto e ci stava uno che trascinava una bara. L'idea era sua, l'idea era dell'uomo che si porta dietro la bara, era di Sergio Corbucci. E l'apporto tuo qual è stato? Insieme a Piero Vivarelli. Abbiamo cercato di organizzare un racconto intorno a questa trovata, perché questa è la trovata centrale. Poi ci sono state serie di circostanze che ci hanno aiutato a fare un film cult. Perché? Allora, era un film a low budget, veramente low budget. Prima di tutto, vabbè, io gli presentai Franco Nero, lui dice no, prendo Mark Damon, ho già fatto il contratto, invece Nori Corbucci dice no, c'ha ragione Ruggero, prendiamo Franco perché... se gli metti il cappello è Clint Eastwood. Io ero un ragazzino perché avevo 23 anni, allora Sergio mi diceva, vedi, è importante il cappello, sei giovane, allora invecchiati un pochino, allora io mi facevo le rughe, perché avevo 23 anni, ero un ragazzino, e poi mi parlava subito di come si muoveva John Wayne, come camminava Harry Fonda. Non ci stavano le comparse, erano tutte prese dai grossi film. Quindi andiamo alla Helios e io faccio il cast delle comparse, tutti sdentati, tutti mendicanti, una cosa orrenda. Allora ci venne la cosa di mettergli i cappucci rossi. E quello è stato già un attributo che ha favorito il film. Altra cosa, la Helios era abbandonata e c'era un pantano. Che facciamo? A Purillo, Carlo Simi, che era eccezionale, dice come famo? Che ci fa? A un certo punto dice, bah, prendiamo un bulldozer e incrementiamo di più il fango. Una volta in Django mi fece andare con la cassa da morto sotto la pioggia. Vai, vai avanti, poi scompare dietro la montagnola e poi quando è finito ti chiamiamo noi. Ho detto, va bene. Sono scomparso dietro, aspettavo sotto la pioggia e nessuno mi chiamava. Dopo un quarto d'ora io esco fuori, se ne erano andati via tutti. Diciamo che eravamo tutti un po' influenzati dal successo di Sergio Leone. Di Sergio Leone, perché lui prima di Sergio Leone, prima di Pugno di Dollari, Sergio aveva fatto Minnesota Clay, no? Che era un western tradizionale, no? Poi piano piano però anche lui può seguire l'onda, insomma. Beh, ma Django è un film fortissimo, però, Franco. Si trovò appunto a seguire l'onda in maniera proprio oltranzista, diciamo. E non lo voleva fare, Sergio, sta bene. Non lo voleva fare, non era convinto, non si capisce perché. Mentre invece a volte era convinto di cose ben peggiori. Tutta la parte iniziale fatta a Roma c'è un clima straordinario, poi la parte in Spagna invece diventa, vabbè, di solito film western fatto in Almeria, insomma. Ma non sapevate che sarebbe stato questo? No, mai, neanche lui. Rivisto com'è il film? Ma io l'ho rivisto l'altra sera, insomma, ti dico, sì. Forse non giustifica tutte queste riconoscimenti così, non so. Django, Django, you must face another day. Django, Django, now your love has gone away. Won't you love her? Now you lost her, but you lost her. When the rock
skies and they are grey. You may be sad, but remember, flow will pass away. Oh, jungle, after the shower in the sun. Volevo alzarmi a salutare maestro Colapesce. Complimenti maestro con la collaborazione delle voci sole e del chitarrista qua presente che si chiama Marco. Bene, a questo proposito Puma ha una comunicazione da fare, prego. Sì, segnalo che è uscito il nuovo CD di Colapesce dal titolo Un meraviglioso declino. Ecco, l'hai ascoltato Puma, puoi rassicurare il pubblico? Rassicuramente. Sì. Grazie. Sì. Allora, grazie Puma. A questo punto noi volevamo fare anche due chiacchiere con Lucio, che io lo vedo abbastanza collassato. Lucio. Sì, ma... Che c'hai qua dietro? Che c'hai qua dietro? Ragazzi, a proposito... questa è l'ultima trasmissione, eh? Sì. Poi non mi chiamate, non dite che io sono avaro, vi ho portato dei dolcetti dalla Puglia. Sono stati dimezzati da Marco Giusti prima. Ah, come si chiamano? Questi si chiamano focaccette. Mazza. Belle. Ragazzi, mettete sotto. Dolci marmellate, è una chitarra che ti si è riempito, basta. Buonissimo. Noci marmellata e olio extravergine straculte. Ci fai sentire anche te qualcosa? Un olio particolare. Grazie. Di dove? Pugliese. Marmellata. Posso mandare un altro? Ci fai sentire qualcosa? Sì. Una... La motosega. Però te ne ho parlato della motosega. Perché proprio di tutti i miei rumori che voi tutti conoscete. Cioè, l'altro giorno vi ho studiato la motosega così, velocemente, mentre il giardiniere a casa... mi gettava per terra un albero e allora ho sentito che si dimenava sempre con questa cosa piano piano che cicchettava e cominciava cicchetta miscela al 10% Non è più partita. Il treno. Il treno. Silenzio, mi è piaciuto, bellissimo. Io sono contento quando senti nella stazione il passaggio di un grande rapido e allora viene prima annunciato. Sì. Quando si sente. Attenzione, prego. Attenzione al bilenio 3, rapido in transito. Vi segnaliamo rapido in transito, attenzione sul binario 3, allontanarsi dal binario 3. E tu senti più o meno. È un poeta. Sì, basta, ragazzi. No, scusate, passatele pure di qua, qui dolcetti. No, siete dipendenti un'industria dolciaria. Santino e Tonia si arrabbiano. Ma non mi fa arrabbiare. Meglio. A me